E ancora un ulteriore monumento che viene restituito alla collettività grazie al programma messo in campo dall'amministrazione, Monumentando, che poi vede il coinvolgimento da parte dei privati, e dunque ecco, la collettività recupera dei propri monumenti, li restaura senza costi aggiuntivi per l'ente. È uno dei 27 monumenti, per la precisione il sesto monumento che viene riconsegnato alla collettività. I lavori sono iniziati a giugno di quest'anno, sono terminati pochi giorni fa, oggi l'inaugurazione, dunque nei tempi che erano previsti. Il monumento del 1799, uno dei più importanti che noi abbiamo, che fa parte proprio di quella storia della città del 1799. È stato riconsegnato alla città l'obelisco di Porto Salvo, dopo i lavori di restauro e consolidamento statico. Il monumento si trova tra via Alcide De Gasperi e via Cristoforo Colombo, a fianco della chiesa cinquecentesca di Santa Maria di Porto Salvo ed accanto alla fontana cosiddetta della Maruzza. Costruito in marmo e piperno, culmina con una croce e presenta quattro facciate con medaglioni di marmo su cui sono scolpite quattro figure religiose: la Madonna di Porto Salvo, Sant'Antonio, San Francesco di Paola e San Gennaro, dello scultore Angelo Viva. L'opera fu commissionata per celebrare la sanguinaria restaurazione borbonica che pose fine alla vita della Repubblica Napoletana. Non si è trattato di un solo lavoro di restauro o di recupero, ma anche di consolidamento. Qui è stato necessario operare anche sulle fondazioni del monumento, intervenire sulle parti distaccate, quindi consolidamento, restauro, sono stati ripresi i medaglioni, le epigrafi, la croce e i bassorilievi che sono riportati all'interno di questo monumento, e finalmente lo si è liberato da questa intelaiatura metallica che da 10 anni rendeva impossibile l'accesso al monumento. E questo è un appello al senso civico della stragrande maggioranza di napoletani, di tutelare, conservare, preservare e valorizzare il patrimonio che noi con mille fatiche stiamo provando a riconsegnare alla città, e quindi siamo sicuri che la città saprà difendere la città anche da qualche singolo che non smette di imbrattare e di deturpare. Quindi noi certo non ci arrenderemo per qualcuno, questo vale per ogni cosa della nostra città. La soddisfazione nostra come amministrazione, interpretando il sentimento diffuso della maggioranza dei napoletani, è quella che stiamo riscattando proprio attraverso la cultura e il suo patrimonio artistico monumentale la nostra città. Poi anche noi, quello che potremmo fare per contribuire alla conservazione, lo faremo. Chi imbratta vuol dire che non ama Napoli, questo è il tema centrale di tutto quello che stiamo dicendo, quindi è una grande battaglia civica. In qualche caso possiamo anche produrre una protezione, poi bisogna discuterne con la sovrintendenza, in alcuni casi la sovrintendenza è d'accordo, in altri meno, però comunque tendenzialmente l'ingabbiatura generale di tutto ciò che è cultura come tipo di progettualità politica non mi affascina, quindi io mi auguro che qua i napoletani e gli abitanti della nostra città capiscano che attraverso questo si riscatta la città, si muove l'economia e si crea lavoro.